Allora, io credo che Salvini abbia utilizzato il mare come arma per torturare inutilmente e invano poveri migranti che erano su una barca, che erano stati salvati. La tortura, quella ancora, diciamo, dal mare. Scusa, accusa, no, la capo volevo dire, è... torturati perché? Perché tenere per giorni e giorni su una nave, sottoposta oltretutto con un sole battente, in condizioni disperate, dopo molteplici appelli, secondo me è una sofferenza inutile. Alessandro Quindi Gonzato, firma di Libero, ci ha raggiunto intanto. Buongiorno, lo facciamo accomodare. Inflitto. Benvenuto Buongiorno, in studio, grazie. Colpa ciao. Dell'unico tassista su Roma che ha sbagliato strada. Ha inflitto. Non faremo la pena, non introdurremo nuovi reati per questo. No, no lei... penso di no. Tassisti, grandissima categoria, questo si è sbagliato. Benissimo. Ha inflitto una sofferenza inutile ai dei poveretti. Io non credo che questo voglia dire difendere i confini nazionali. Io penso che ci sia un diritto del mare e soprattutto penso che si debbano salvare e tutelare esseri umani, perché altrimenti il messaggio che viene mandato è che questi non sono esseri umani. E allora io a me quello che preme è la nostra umanità. Perché questo è il problema. Io ho parlato di recente di un fascismo. Però sull'umanità, di un fascismo del dicese, cuore, sull'umanità siamo d'accordo, però un processo deve valutare se c'è stato un reato oppure no. Questo è l'oggetto. Ma lui non ha rispettato il diritto del mare. Cioè, quello che anche diciamo è emerso proprio in questi giorni durante il processo è il nodo, perché un nodo tra i confini nazionali e però il diritto degli esseri umani e quindi il diritto del mare. Salvi anche il terrorista, anche il criminale, perché comunque è un essere umano. Dopo, una volta sbarcato, naturalmente allora la questione è diversa. Però primariamente lui si salvano tutte le... Quindi si è macchiato di un diritto, a mio avviso, di un crimine gravissimo. Ma questo ha anche ripercussioni politiche sull'Italia, sul nostro modo di concepire la politica, l'etica. Noi non possiamo accettare questo in nome della Costituzione, ma anche in nome dei diritti umani dell'Occidente, perché l'Occidente è quella parte del mondo che ha inventato i diritti. Quindi umani. Lei dice se l'Occidente sono valori e democrazia, noi dobbiamo sempre, come dire, in qualche modo ribadirlo. Gonzato, voglio tornare da Ciamarei.